fiamma al giorno, energie del 26 di novembre. Scegliete la vostra variante, stella rossa, ci siamo con le decorazioni natalizie, stella rossa, stella dorata, gattino. Invochiamo gli angeli perché ci parlino attraverso gli oracoli di questa giornata del 26 di novembre. E allora vediamo un po' che qua c'è qualche cosa che si sta per manifestare, ma c'è ancora un passaggio che deve essere fatto, c'è ancora qualche cosa che deve essere aggiustato, c'è ancora un cambiamento che deve avvenire, c'è un cambiamento, soprattutto una trasformazione che mi parla proprio di situazioni d'amore che possono essere ancora legate a del dolore. C'è un cambiamento, dovete farlo questo cambiamento, c'è proprio l'energia qua, c'è di Marte, Toro, concretamente è necessario cambiare qualche cosa perché si possa uscire da una situazione di una situazione in sospeso, ecco, soprattutto io direi d'amore perché mi parla proprio di coppie, però di relazioni, possono essere anche situazioni familiari, di di relazioni, amicizie, ecco, c'è qualche cosa che andrete a comprendere rilasciando il passato, facendo un respiro profondo. Respiro profondo vuol dire anche proprio entrare nella quiete interiore e andare a vedere oltre a quello che state vedendo, quindi uscite dalle dinamiche di sofferenza e concentrate invece su magari qualcosa di, come dire, concentratevi sull'amore, ecco, su quello che vedete di bello, e non concentrarsi sull'energia del dolore, perché più ci concentriamo su qualcosa, più diamo energia, più nutriamo quel qualcosa. Ecco, come mi stanno dicendo, è la tua anima gemella, se ci sono dei problemi, delle situazioni di dolore, chiaramente questo oracolo mi parla di relazione d'anima, non è proprio propriamente un'anima gemella, potrebbe essere una fiamma gemella, non c'è l'oracolo fiamma gemella, però ci stanno dicendo è un rapporto molto importante, cambia la tua visione di vedere le cose, rilascia il dolore, vai oltre. Ecco, qua c'è un'energia di un maschile che deve maturare, sta maturando, quindi se c'è appunto questa situazione di aspettare, che io dico sempre non aspettate, lavorate su di voi, entrate nell'amore, ma se ancora c'è ancora qualcosa di bloccato, il maschile sta maturando, ma dovete maturare anche voi concretamente, agendo nella vostra vita se siete un femminile, integrando l'energia maschile, andando oltre con gli occhi dell'anima, quindi integrare 5D con 3D. È un lavoro che deve essere ancora, diciamo, portato a compimento. Ecco, vediamo un po' la stella d'oro. Ok, allora qua si stanno manifestando qualche cosa che ci parla ancora di qualche blocco, qualche situazione che deve essere messa a posto, si manifesterà qualche problema concreto, ecco, di cui vi dovete occupare. Vedete che c'è una giornata che ci parla appunto di superamento di blocchi, ma mi sta dicendo siete voi il mago della vostra vita, cambiando la vostra energia potete cambiare la vostra realtà, e quindi concentratevi ovviamente su quello che è il problema, la situazione energetica che dovete ripulire, e facendolo da lì dentro, ricordatevi, il lavoro interiore è fondamentale. Vediamo un po'. Eh sì sì, qua c'è un nuovo inizio, c'è ancora una gabbia, ma state uscendo dalla gabbia. Questo qua mi sta parlando proprio di siete voi che create la vostra realtà uscendo, trasformandovi, e ricordate che c'è la manifestazione della divinità sulla terra, quindi potrete vedere proprio dei veri e propri miracoli come seguito, diciamo, come conseguenza del vostro lavoro di rilascio di quelle che possono essere le sofferenze del passato, situazioni ancora con delle spine. Quindi ecco, lavorateci ancora, vediamo un po'. Eh sì, tutto questo insomma vi farà godere qualcosa di veramente molto molto bello, luna di miele, bene, sì sì, ok, portate a compimento ancora questa fase, questo sblocco deve essere ancora appunto completato. Vediamo un po', gattino, io per farlo stare sull'albero gli ho messo una graffetta perché sennò non riuscivo, mi sono ingegnata, allora. Qua c'è qualche cosa, sì, qua mi stanno dicendo c'è ancora qualcosa che dovete lasciarvi alle spalle, ci sono delle ferite ancora attive, ci sono delle sofferenze che vi stanno bloccando, c'è ancora, ecco, da vedere le cose con un altro punto di vista. Qua mi stanno dicendo entrate nell'ottica della sacerdotessa, della papessa, colei che vede le cose che accadono nella vita di tutti i giorni con gli occhi dell'anima, quindi vede l'opportunità e non vede il problema, quindi non vede l'ostacolo, ma non perché non bisogna chiudere gli occhi, bisogna vedere il significato delle cose che accadono. Io quando dico sempre non è che
quando succedono delle cose importanti, dolorose, ecco, vederne l'opportunità e non il blocco, non l'ostacolo, bisogna proprio cambiare un po' punto di vista. Vediamo un po'. Sì, qua c'è qualcosa che si muove proprio perché state guardando con gli occhi della papessa. Gli occhi della papessa sono quelli, gli occhi dell'anima, che bloccano delle situazioni apparentemente bloccate o insormontabili, proprio perché c'è questo dolore ancora attivo, ma c'è la guarigione del cuore. Quindi andate a sbloccare, andate a lavorare sulle vostre emozioni, sbloccate quel qualcosa, perché c'è una grande crescita che vi sta aspettando, proprio come conseguenza di questo momento. Vediamo un po'. Eh sì, allora qua mi stanno dicendo che c'è un grande amore che richiede la vostra attenzione, state procedendo, se vedete ancora che ci sono delle sofferenze non preoccupatevi, guardate tutto ciò che sta accadendo con gli occhi della papessa, ma sappiate anche andare ad agire concretamente su questa situazione, quindi andare a integrare se siete un femminile l'energia maschile dell'azione, oppure se siete un maschile riappropriarvi della propria energia e quindi non fissatevi sulle ferite, guardate, connettetevi alla vostra anima e agite nel miglior modo possibile. Qua ci sono dei maschili che stanno maturando tanto anche come energia che dovete integrare voi, e quindi c'è anche un'energia maschile nel femminile che sta maturando tantissimo e lo vedrete fuori, eh? Quindi si manifesterà al di fuori nella vostra realtà.